E magnifica serata all'Arena Flegrea, dottor Oliviero. Sì, un posto riconsegnato alla città con grandissimi eventi, nomi di primo piano, al di là di qualche critica inopportuna che in questa città non manca mai, ma il nostro orgoglio è aver restituito alla città un luogo come questo straordinario, e stasera con Sting credo che abbiamo raggiunto il massimo. Sting e Shaggy naturalmente, che è il rapper che lo segue sempre. Sì, uno di quegli spettacoli molto invidiati in altre parti d'Italia, di verità. Sono stati molto bravi gli organizzatori a riproporli a Napoli. Napoli si riafferma una delle capitali anche dell'intrattenimento di altissimo livello con presenza internazionale. Insomma, noi ce la stiamo mettendo a tutti, insieme agli organizzatori, al comune, a quanti fanno in modo che questi luoghi diventano luoghi per tutti. Non c'è soltanto la musica, perché organizzate tante manifestazioni. Beh, noi siamo il quarto ente fieristico d'Italia con più di 35 eventi, 2 milioni di visitatori l'anno, anche una presenza sul mercato importante e interessante. Siamo stati coinvolti sulle università, come è stato più volte riportato dalla stampa, perché abbiamo proposto sotto, come dire, ordine del governo di fare un progetto al allocare qui gli atleti. Insomma, si sta ragionando anche con l'opportunità di portare altre iniziative anche durante l'università, che speriamo e vogliamo tutti diventi un evento importante per l'intero paese. Siamo disponibili a dare una mano, come abbiamo sempre fatto, e mettere Mostro Oltremare a centro dell'economia e dello sviluppo, ma anche dell'intrattenimento. La ringrazio, è stato gentilissimo, ma in bocca al lupo per tutto quello che organizza. Viva il lupo, grazie a voi. Grazie, viva il lupo.